concludere, diciamo, questo argomento in merito alla cubica di curvatura stazionaria, cubica del punto di centro e punto di ball, ecco, facciamo qualche ulteriore considerazione in merito alla parte applicativa, di questi concetti. Beh, sicuramente un'applicazione importante è quella dei meccanismi generatori di traiettoria, circolare approssimata, no? Curvatura stazionaria vuol dire almeno 4 punti di contatto col cerchio oscillatore, quindi vuol dire che stiamo approssimando una traiettoria circolare, oppure approssimando una traiettoria rettilinea, in particolare facendo riferimento al punto di bolla. Questo è un campo di applicazione. Però, come vi ho in qualche modo già anticipato all'inizio di questo ciclo di lezioni riguardanti questo argomento, un altro campo di applicazione è quello dei meccanismi con indugio, cioè i dual mechanisms. Molto spesso nelle applicazioni, nella progettazione delle macchine automatiche, abbiamo l'esigenza di avere degli stop del membro di uscita, ok? Cioè noi abbiamo un dual, quindi una situazione di indugio, quando abbiamo un input in un certo membro del meccanismo, che è il membro movente, che continua quindi a muoversi, quindi il motore non si ferma, il motore è collegato al membro movente, ma sul membro di uscita abbiamo una situazione di stazionarietà. Ok? Quindi il membro di uscita ha un movimento, che è quello che dipende naturalmente dal particolare meccanismo, però mentre il membro di ingresso continua a ruotare solitamente una manovella, il membro di uscita si ferma, diciamo, per un po' e poi continua il suo movimento. Va bene? Ecco, nella progettazione di un meccanismo del genere, cioè di un meccanismo che ha queste caratteristiche, torna molto utile quanto abbiamo detto fino ad ora. Allora, io voglio partire prima con un esempio semplice che fa riferimento al caso dei due spostamenti infinitesimi. Ok? E poi capire come dai due spostamenti infinitesimi si possa passare a tre spostamenti infinitesimi e quindi migliorare l'accuratezza con cui andiamo a progettare questo meccanismo. Ma il principio è ovviamente lo stesso. Quindi andiamo ora a considerare, qui devo cancellare questa parte, non ci interessa più. Andiamo a considerare un quadrilatero articolato. Un quadrilatero articolato in una generica configurazione, quindi un qualsiasi quadrilatero articolato. Quindi immaginiamo che questo sia il punto A, A con 0, B, B con 0. B, B con 0. Allora, andiamo a trovare un punto di biella che può essere questo punto M del piano mobile solidale alla biella B e vogliamo ottenere una situazione di indugio per un membro di uscita. Come possiamo fare? Da prima possiamo utilizzare soltanto la circonferenza dei flessi. Vediamo un po'. Allora, il punto A è vincolato a ruotare così, il punto B a ruotare così, il centro di istantanea rotazione, lo sappiamo bene, si trova qui, e quindi questo è P con 0. Va bene? Andiamo a trovare la circonferenza dei flessi. Formula di Euler-Savary contratta, P con 0 A
al quadrato diviso a 0a per trovare la primo, va bene? E quindi, senza che vi scrivo la formuletta che conosciamo bene, diciamo che qualitativamente abbiamo un punto A' qui. Analogamente per il punto B, B0B al quadrato diviso B0B come centro di curvatura. Questo è un po' più piccolo, quindi diciamo che si trova qui. Andiamo a trovare la circonferenza dei flessi, andiamo a tracciare, quindi qualitativamente abbiamo un qualcosa di questo genere e provo a tracciare questa circonferenza. Quindi questo abbiamo detto essere il punto A' e questo è il punto B'. Abbiamo ricavato la circonferenza dei flessi. Cosa possiamo fare ora? Andiamo a congiungere P con 0 con M in questo modo e individuo il punto M'. Ok? Individuo il punto M', riapplico la formula di Overo-Savary lì incontrata, ricavo il centro di curvatura del punto M. Ok? Ricavo il centro di curvatura del punto M, quindi deve stare da questa parte, perché omega M e M' M devono essere equiorientati. Supponiamo per esempio che cada qui. Quindi questo è il centro di curvatura del punto M. Lo metto più distante per comodità di rappresentazione del disegno, quindi non è perfettamente in scala, ma il ragionamento lo conosciamo bene, l'abbiamo applicato più volte. Ho trovato il centro di curvatura. Ora, per meglio ragionare, supponiamo per esempio che questa sia la manovella motrice, quindi questa qui è la velocità angolare omega 2, se il telaio come al solito lo mettiamo con 1, questa è 2, la lamina mobile è 3, che corrisponde all'inca B, e questa è 4. Quindi questa è omega 2, se questa è omega 2 posso ricavare la velocità di A, quindi questa è la VA. Questo è il centro di istantanea rotazione della BL AB e quindi ho questa velocità angolare omega 3. Da questa velocità angolare posso ricavare la velocità di B, come ben sappiamo, e poi ricavare una omega 4 sul link B0B. Ma non è tanto questo che ci interessa. Noi stiamo puntando l'attenzione sul punto M. Allora, per M io posso ricavare un vettore velocità, che è questo. Questa è la velocità di M. Ok? Ma questo vettore velocità è naturalmente tangente alla traiettoria, ossia tangente al cerchio osculatore della propria traiettoria, cioè della traiettoria di M, dove omega è il centro di curvatura. Quindi io posso tracciare un arco di cerchio osculatore alla traiettoria che ha al centro omega, ossia punto il compasso in omega con apertura omega M e traccio questo arco di cerchio osculatore. Dove naturalmente questo rappresenta il raggio di curvatura ρ del punto M. Bene, il cerchio osculatore
l'abbiamo dimostrato a suo tempo e ribadito n volte, presenta tre punti di contatto con la propria traiettoria, il che corrisponde a due spostamenti infinitesimi. Va bene? Allora io cosa posso pensare di fare? Posso pensare di aggiungere un link, cioè di materializzare questo con un link effettivo che lo indico con 5, quindi diventa un link vero e proprio. Metto una coppia radoidale in omega nel corrispondente centro di curvatura e per esempio aggiungo ancora un altro link trasformando il quadrilatero in un esalatero, per esempio fatto in questo modo. Questo diventa il link 6, quindi il nostro quadrilatero 1, 2, 3, 4 è diventato un esalatero, perché ho introdotto due link. In particolare ho introdotto il link 5, che ha una coppia rotoidale proprio in M, quindi nel punto di Biella, di Biella 3, e l'altra coppia rotoidale nel proprio centro di curvatura. Allora in questo caso vado a considerare, per esempio, l'intero meccanismo che è un esalatero, dove il membro motore rimane il membro 2 e il membro cedente non è il membro 4, come solitamente accade per il quadrilatero articolato, ma il membro cedente è il membro 6. Perché questo? Andiamo ad applicare il teorema di Aaron-Old-Kennedy e andiamo a trovare i centri di istantanea rotazione, per esempio. Allora, già conosciamo il P3, che è questo. Il P3,5 naturalmente cade in questa coppia rotoidale in M, quindi questo è il P3,5. Il P6 naturalmente coincide con la coppia rotoidale fissa del membro 6 e omega coincide con P5,6, perché 5 e 6 sono uniti da questa coppia rotoidale 5,6. Va bene? Ok. Il P0 sarebbe il P3, quindi in realtà dove si trova il P5? Che è il centro di istantanea rotazione nel moto assoluto della biella 5, ok? Perché mentre il membro 6 ha un centro fisso di rotazione, il membro 5 è un'altra biella, nel senso che si muove secondo un moto rototraslatorio, così come la biella 3. Quindi dove si trova questo centro di istantanea rotazione? Beh, dal teorema di Aaron-Old-Kennedy noi possiamo dire che il P5 deve risultare allineato con il P3, con il P3,5, ma anche allineato con il P6 e il P5,6. In cosa si materializzano queste due condizioni di allineamento provenienti dal teorema di Aaron-Old-Kennedy? Ecco, il P3,5 e il P5, questa è la prima condizione di allineamento. L'altra condizione di allineamento è P6, P5,6, è questa. Quindi dove cade il P5? Proprio nel centro di curvatura del punto F. Va bene? Quindi in questo punto, ripeto, noi abbiamo il P5. Chiaramente in questa configurazione. Proseguiamo con l'analisi delle velocità che abbiamo intrapreso prima a proposito del quadrilatero articolato. Proseguiamo, se questa è la velocità di M appartiene a 3 ma anche a 5, e questo è il centro di istantanea rotazione di 5, qual è la omega 5? La omega 5 è questa, giusto? È oraria, perché il punto M rispetto al P5, come vedete, ruota in senso orario. Ma quanto vale la omega 6? La omega 6 è uguale a 0
bene? Quindi vedete che così facendo, semplicemente con riferimento alla circonferenza dei flessi, io posso generare un meccanismo che ha un indugio, giusto? Perché? Perché questo sta fermo, la manovella sta girando, quindi il movimento è continuo dell'input. Ma mentre il movimento dell'input è continuo, il membro di uscita ha un momento di fermo. Con quale accuratezza? Due spostamenti infinitesimi. Perché? Perché sto utilizzando la circonferenza dei flessi, il cerchio osculatore, e quindi un punto con riferimento al proprio centro di curvatura. Abbiamo ottenuto che cosa? Un esalatero. Vogliamo divertirci e sapere che tipo di catena cinematica è. Ok? Abbiamo tre cerniere fisse, quindi un membro ternario con tre cerniere fisse, che sarebbero A0, B0, questo lo possiamo indicare anche con C0, e questo lo indichiamo con C, per esempio. Quindi il C0, poi abbiamo, scusatemi, abbiamo questo membro, altro membro ternario che sarebbe il membro 3, quindi questo è il membro 1 nel caso nostro, questo è il membro 3, dove ho A che è unito ad A0, diciamo questo è A0, per creare una maggiore corrispondenza, quindi questo sarebbe il membro 2 nello schema strutturale della catena cinematica. Poi ho B che è collegato con B0 e quindi questo sarebbe il link 4, e poi ho C, no scusate, questo è M del membro 3 che è collegato a C0 in questo modo, va bene? Questa è la catena cinematica. Nella fattispecie il nostro meccanismo si ottiene fissando uno dei due membri ternari. Questa catena cinematica corrisponde ad un esalatero ed è la catena di Stevenson. Voglio aggiungere ancora delle considerazioni. Vedete che il link di uscita in questo tipo di progettazione un po' approssimata, che comunque però ha naturalmente un senso, abbiamo il link di uscita che si muove di modo puramente rotatorio rispetto a C0. Quindi ho fatto questa scelta progettuale, ripeto, in cui il membro di uscita, cioè il cedente dell'intero esalatero, ha un moto puramente rotatorio. Ok? Quindi ho utilizzato soltanto coppie rotoidali. Potrei avere l'esigenza di avere appunto l'esigenza di utilizzare viceversa delle coppie prismatiche. Allora, come potrei fare con una progettazione diversa in cui voglio una coppia prismatica? Nel caso in cui volessi una coppia prismatica, potrei far riferimento a che cosa? Ad un punto M preso non in un punto qualsiasi del piano mobile, bensì direttamente sulla circonferenza dei flessi, cioè un punto che ha un flesso nella traiettoria. Quindi il punto M, anziché prenderlo qui, lo prendo, non so, qui per esempio. Quindi questo lo indichiamo, non so, con M star, un punto diverso. Quindi il triangolo di BL non è più ABM, bensì ABM star. Immaginiamo ora di avere a che fare con quest'altro triangolo di BL dello stesso quadrilatero articolato di partenza. Il campo di velocità è sostanzialmente lo stesso, naturalmente. Ok? Ho semplicemente scelto un punto di BL diverso, anziché M, M star. Allora qual è il vettore velocità di M star?
il centro di istantanea rotazione è sempre P con 0, congiungo con P con 0 e prendo la normale. La omega 3 è antioraria e quindi la velocità di questo punto è questa, va bene? Presa a 90 gradi, la velocità di m strada. Bene, io potrei pensare di mettere nel punto M star una coppia rotoidale e una coppia prismatica. Va bene? In che modo? Ve lo faccio qui da parte. Quindi se noi facciamo, immaginiamo che questo sia M star, questo è il punto A, questo è il punto B, ok? Qui abbiamo il link 4, qui abbiamo il link 2, va bene? Sto estrapolando dalla stessa figura la parte che ci interessa. Il centro di istantanea rotazione è questo, quindi questo è P con 0, congiunto con M star, come detto, noi abbiamo questo vettore velocità, essendo questa la omega 3, va bene? Cosa posso fare? Qui andiamo a posizionare una coppia rotoidale ed una coppia prismatica e qui inserisco questo link. Quindi il pistone diventa il membro 5 e questo glifo diventa il membro 6 in analogia al caso precedente. Quindi anziché avere un esalatero con tutte coppie rotoidali derivato dalla catena di Stevenson, ottengo un altro esalatero che però presenta una coppia prismatica. Anche in questo caso ho una situazione di indugio del membro 6. Perché? Perché durante il movimento vedete che la velocità del punto M star è esattamente lungo l'asse della guida, almeno per due spostamenti infinitesimi, perché tale punto l'ho preso sulla circonferenza dei flessi, per cui M star presenta un flesso, cioè un punto la cui traiettoria approssima per due spostamenti infinitesimi una retta. È lo stesso ragionamento fatto prima, perché questo comunque è il cerchio osculatore, l'asse della guida è il cerchio osculatore, un cerchio osculatore del genere, ma sempre cerchio osculatore, Ecco, questa è un po' la base per provare a progettare un meccanismo che produce una situazione di indugio. È chiaro che possiamo fare di meglio, ma possiamo fare di meglio come? In virtù di tutto ciò che abbiamo imparato fino ad ora in merito alla cubica di curvatura stazionaria. Perché se il punto M di PL, anziché prenderlo a caso sul piano mobile, lo vado a prendere esattamente sulla cubica di curvatura stazionaria, io miglioro la precisione della traiettoria circolare, perché ho almeno 4 punti di contatto, non più 3, e naturalmente come conseguenza miglioro la precisione o allungo il tempo di indugio del membro di uscita eccedente, che è quello di cui posso avere bisogno nella progettazione di un meccanismo, per esempio per una macchina automatica, ok? Perché vuol dire, se la traiettoria di questo punto fosse perfettamente circolare, naturalmente questo non si muove proprio, il 6 non si muove proprio. Perché? Perché vorrebbe dire che il membro 5 continua a ruotare intorno a questo omega. Ma siccome questo omega rappresenta anche il centro della coppia rotoidale di accoppiamento 5-6, se questo non si muove, non si muove neanche 6. Quindi diciamo, in quel caso però non avrei indugio, vorrebbe dire che sta proprio fermo. Ok? Viceversa, io voglio
solitamente in queste applicazioni una situazione di indugio, e questo indugio sarà tanto più lungo quanto più la traiettoria del punto approssima un arco di circonferenza, in questo caso, attenzione, un tratto rettilineo in quest'altro caso. E quindi questo punto dove lo devo andare a prendere se voglio realizzare questo? La migliore approssimazione del tratto rettilineo dove ce l'ho? Sul punto di Bode. Quindi non devo prendere un punto qualsiasi del piano, devo andare a prendere il punto di Bode. E nel punto di ball poi vado ad inserire, diciamo, gli alti link, come detto prima, passando dal quadrilatero all'esalatero. Ok? Quindi, come vedete, tutto quanto abbiamo imparato serve non soltanto per la generazione di traiettoria, rettilinea approssimata, circolare approssimata, ma anche con degli ulteriori sviluppi, primo fra tutti questo che prevede la progettazione di meccanismi con indugio, cioè i dual mechanism.